Sì, ma sapevate che se avete un abbonamento a Netflix ci sono un sacco di giochi che potete scaricare? Questo me l'ha consigliato mia sorella, mi ha detto prova questi giochi di Netflix, ce n'è uno che si chiama Dumbo Ways to Survive che è bellissimo. E io ho seguito il suo consiglio, l'ho scaricato e l'ho provato. Effettivamente è molto molto carino, perciò oggi vi faccio vedere a che punto sono arrivata con la mia partita, che l'ho appena iniziata, perciò possiamo andare avanti un pochino insieme. Come potrete immaginare, si tratta di una specie di proseguo di Dumb Ways to Die, in cui lo scopo era trovare modi stupidi per morire. Qui invece dobbiamo fare l'opposto, dobbiamo trovare dei modi per sopravvivere. Io ho già iniziato la mia partita, perciò vi ho risparmiato tutta la parte iniziale del tutorial in cui mi ha insegnato a costruire gli strumenti di base, però ci metto pochissimo a spiegarvelo perché qui, andando nello zaino, troviamo tutti gli strumenti che possono servirci e qui a destra c'è l'elenco dei materiali che ci servono per costruirli. Quando ne abbiamo abbastanza, come in questo caso per la fiaccola ci servivano 8 pezzi di carbone e un pezzo di legno, andiamo su Crea e tada, la creiamo. Dopodiché ce l'abbiamo qui sempre sulla destra e la possiamo selezionare e prendere. Allora, a sinistra noi vediamo quali sono gli obiettivi che ci vengono dati. Ad esempio, adesso dobbiamo riparare un oggetto alla fucina, che è questa cosa qua che ho costruito. Poi dobbiamo raccogliere del ferro, costruire lingotti di ferro dallo zaino e costruire delle armi. Nel frattempo però sta calando la notte e quando diventa notte, io dopo, quando comincio ad addentrarmi nei vari posti, ecco, adesso qui per esempio c'è questo lupo che mi insegue. Ehi, ma che fa? Arriva fino al mio campo base. Ecco, praticamente la visuale si ridurrà e io vedrò sempre meno e sarà sempre più difficile, perciò quando diventa notte conviene andare a dormire e far passare la giornata. Comunque sono arrivato alla fucina e questo qua mi dice: Botch, diamine, devi essere fortissimo per essere riuscito a riportare tutte quelle risorse all'accampamento. Sono abbastanza per costruire alcune cosette del tutto nuove. Ok, posso costruire un bastone bouquet e un marshmallow fuso, ma non è vero, non posso costruire niente di queste cose qua. Allora, come invece elmi ho un cappello di pelle tra le opzioni, ma non posso costruirlo. Cappello uovo e cespuglio furtivo. Allora, il cappello uovo posso farlo perché ho 3 uova, anzi ne ho 8 e ne servono 3. Perciò lo creiamo, va bene. Ok, tutte le mie bruciature si rimarginano in forme strane. Guarda questa, sembra una papera. Ma dove? Vabbè, non importa, lo sa lui. Comunque adesso io vi volevo far vedere anche che in alto, lì a sinistra, ci sono dei simboli, uno con l'acqua e uno con un coscio di pollo. Quelle praticamente sono le mie forze vitali. Io devo riuscire a mantenerle sempre attive. Comunque ragazzi, secondo me io adesso con questa torcia, io mi sa che posso evitare quello che vi dicevo prima, ecco, che si restringa la visuale di notte. Quindi io, se mi metto la torcia, posso vederci. Però chiaramente si consuma. Ma quindi devo stare attenta, perché se mi addentro troppo e nel frattempo mi si consuma la torcia, io dopo rimango senza niente. Ma sto morendo di fame, quindi secondo me adesso io devo andare a mangiare, perché se io vado a dormire mi cala ancora di più la vita. Infatti vedete, dormendo scende di 30 il livello della fame e di 30 quello dell'acqua. Quello dell'acqua non è un problema perché ce l'ho piena e in più ci metto poco ad andare a bere, perché basta avvicinarmi a una fonte d'acqua. Invece il cibo no. Quindi io, prima di andare a dormire, è meglio se mi preparo qualcosa da mangiare. Vediamo se qui in cucina posso farmi qualcosa. Allora, Mishap, che è questo qua, dice: sei andato a procacciare cibo, puzzi di terre selvagge, senza offesa. Posso improvvisare il delizioso piatto frittura di scionchi con gli ingredienti che hai portato. Magari proviamo questa frittura di scionchi. Ma non è vero, non ne ho abbastanza. Perché dici che ce l'ho? Io non ho né il grano né le verdure. Che cosa mi puoi fare? Allora, mi puoi fare la coscia di pollo super dumb, oppure basta, niente, soltanto la coscia di pollo super dumb, e direi che me la faccio creare, anzi me ne creo tutte quelle che posso, così me le tengo anche da parte e me le pappo subito. Oh, facciamo colazione con una bella coscia di pollo super dumb, anche perché se io mangio del cibo che non è cucinato, mangia. Oh, vedete come sale la mia coscia qui. Ecco, se io per esempio vado a cacciare dei piccioni e poi me li mangio crudi, mi intosso
traffico, quindi mi fa male. Magari mi sale un po' la fame, cioè nel senso mi diminuisce la fame, però poi in compenso magari mi avveleno e quindi poi mi cala comunque la vita, quel cuoricino. Ecco qua, questo per esempio è un povero piccione. A me dispiace, ragazzi, però io li devo per forza ammazzare questi, perché altrimenti io non ho più carne da cucinare. Lo so, io sono una pacifista nella vita reale, ma in questo gioco purtroppo mi tocca essere cattiva. Allora, ecco, con questo strumento è meglio non rompere queste rocce, devo usare il piccone. Allora, usando il piccone, ecco, io rompo queste rocce e prendo il materiale. Con questo materiale ci costruisco le cose. Andando di qua... No, vai via. Questo lupo è troppo grosso per me, ma io non lo posso prendere a picconate. Tiè, beccati questa. No, mi sta uccidendo malissimo proprio. Quindi io adesso che devo fare? Ripara un oggetto alla fucina. Ah, cosa riparo? Riparo questo qua. L'ascia artigianale, ecco, con i legni e la roccia l'ho riparata e ho portato a termine il mio incarico. Ok, adesso devo raccogliere il ferro e poi costruire gli ingotti di ferro. Quindi io devo andare a trovare qualcosa che mi dia il ferro. Allora io adesso vado a dormire, così diventa giorno, e poi me ne vado a cercare il ferro. Allora, comunque, ragazzi, questo gioco è molto carino. Comunque qua, ecco, qua ci sono delle riserve di qualche materiale. Proviamo, no, lo sto facendo con lo strumento sbagliato. Ecco, vedete, con questo si rompono più facilmente. Vediamo se esce il ferro. No, carbone. Quindi vabbè, forse pure il carbone però mi serve, eh. Io lo prendo già che siamo qua. Andiamo invece a cercare il ferro però. Dove potrebbe essere il ferro? Qui c'è sto... cos'è? Un bisonte? Aiuto! No, non farmi del male. Io voglio farti del male perché voglio prendere la tua carne, che così magari risparmio qualche piccione. Non è giusto che uccida soltanto i piccioni. No, però quello è cattivo. Mi sta rincorrendo. No. Ehi, mi sta rincorrendo pure il piccione, ma te non ti conviene. Devo stare attenta perché, vedete, lui carica, ma se io evito quella cosa rossa mi salvo. Allora, da quello che ho capito, quando io arrivo in questa parte qui marroncina, sono al sicuro, quello è praticamente il mio campo base. Se mi avvicino all'acqua, bevo, quindi si ricarica l'energia qui del bere. Sti piccioni vogliono proprio morire perché vengono apposta verso di me e vabbè, e allora se ve la cercate, che vi devo fare? Ecco, così dopo mi cucino qualche altro piccione, anche se vorrei avere gli ingredienti per farmi magari qualcosa di meglio, perché con la carne di piccione non è che vado proprio tanto avanti, eh. Comunque sto cercando il ferro, ma non lo trovo, ragazzi, non lo trovo. Forse se rompo questo albero potrebbe cadere un pezzo di ferro, visto che è un gioco sulle cose stupide. Comunque no, ho anche rotto la mia accetta, anzi come si chiamava qui, l'ascia. Me la posso ricreare però. Benissimo. E continuiamo a rompere l'albero. Vediamo cosa esce fuori. No, solo legno, chiaramente. Ma era abbastanza prevedibile come cosa. Ma l'ho fatto anche per farvi vedere che si possono rompere gli alberi. Ma andiamo da questa parte, perché secondo me, da questo lato qui che ho sbloccato, prima era bloccato con un legno che ho rotto, ci sono delle cose nuove. Per esempio queste rocce sono diverse. Vedete, questo è chiaramente del ferro. Io adesso lo rompo e vediamo un po' se esce il ferro. Infatti esce il ferro, perché tra l'altro io sto facendo queste missioni iniziali e è abbastanza scontato che le cose io le trovi vicine. Comunque posso crearmi un nuovo piccone e posso continuare la mia procedura di distruzione rocce. Ok, ce ne ho abbastanza, ma ne prendiamo un altro po'. Scusa piccione, levati un po', che ti volevo risparmiare la vita per una volta. Non venire in mezzo, poi mi guardi pure con quella faccia, mi fai venire voglia di prenderti ad asciate. Ecco, tieni, scusati, tranquillo. Vabbè, si vede che non gli piace poi più di tanto. Vabbè, comunque vi ricordo che io sono una pacifista, perciò immaginiamoci che quelli in realtà sono dei piccioni robot e non sono dei veri esseri viventi, così almeno ci sentiamo un pochino meno in colpa. Comunque adesso torniamo alla nostra fucina e costruiamo questi lingotti. Allora Boccio ci dice: scusa, ero sovrappensiero. Siero, cosa posso fare per te? Puoi costruirmi i lingotti, perché la mia missione è quella. Ma non è qua che le devo costruire. Dove le costruisco? Ah, nello zaino, scusate, ma perché io non leggo le cose? Ecco, andiamo qui, vedete ci sono varie icone. Lingotto di ferro.
Cosa ci serve? Un ferro e una roccia. Quindi via, creiamone un po', che sicuramente ci serviranno a qualcosa. E ora posso costruire le armi. E quelle sì, le costruisco qui alla cucina. Diamine, devi essere fortissimo per essere riuscito a riportare tutte quelle risorse all'accampamento. Sono abbastanza per costruire alcune cosette del tutto nuove. Ok, andiamo quindi sul simbolo della spada e costruiamo la spada. Ma no, perché mi manca ancora un lingotto di ferro. Quindi me ne servono 5. Però potrei costruirmi una padella. Scusate, ma con un lingotto in più mi posso costruire la spada. E quindi io farò uno sforzo in più. Andrò a cercare un altro po' di ferro, perché mi voglio costruire direttamente la spada, perché secondo me con la padella non vado molto avanti. Ecco, qua per esempio ci sono questi, però non mi sembrano uguali a quelli di prima. Qua ci saranno solo le rocce, vero? E infatti c'è la pietra. Vabbè, io la chiamo roccia, ma è una pietra. Troviamo invece il ferro. Questo no, questo è il carbone, perché è nero, ormai l'ho imparato. E qua c'è un alce. Ma ecco qua il ferro. Ok, andiamo a distruggere. Chiaramente più cose io faccio e più mi diminuisce anche... Com'è che lo chiamo? Non posso chiamarlo la fame, perché la fame non è che diminuisce. Mi aumenta la fame, quindi diminuisce la mia sazietà, chiamiamola così. Le energie diminuiscono e quindi dopo mi tocca mangiare. Però io tengo sempre sotto controllo la situazione. Ok, ho creato l'ultimo lingotto di ferro e ora andiamo qui alla fucina e costruiamo questa risorsa, che è la spada di ferro. Perfetto, adesso io con sta spada di ferro vado da quella mucca di prima e le faccio vedere chi comanda. Poi con il mio cappello con l'uovo, guardate, cioè sono veramente troppo forte. Allora prendiamo la torcia. Eccolo qua, questo dorme. Ne posso approfittare, però appena lo colpirò si sveglierà. Ma ce l'ho fatta! No, ce l'avevo quasi fatta, adesso ce l'ho fatta davvero. Ho preso anche la pelle. Con la pelle potrò costruire qualcos'altro. Allora, innanzitutto mi posso pappare quella carne di prima. No, la carne cruda no. La carne cruda no, dov'è quella cotta che avevo cotto? Dov'è, ragazzi? Qua c'ho la carota. Questa è la carne cruda di uccello. No, non va bene. Questa è la patata. Non è la patata che voglio. Ma dov'è? Dov'è? Io prima gli avevo fatto... Ah, no, me li sono mangiati anche tutti. Sì, gliel'ho fatti cucinare, ma li ho mangiati. E allora ritorniamo da Mishap e vediamo oggi cosa posso prepararmi. Allora, sempre la coscia di pollo super dumb, il burger. Oh, l'ho stufato di stupe, non so cos'è lo stupe, però vabbè. Me lo cucino, vediamo un po' se questo mi dà un po' più di energia. Allora, eccolo qua. Sì, ricarica di 30 e poi mi dà anche i cuori, quindi me lo mangio. Però non è che ha fatto tantissimo la differenza, Forse conviene che mi preparo anche un po' di questa coscia di pollo. Non sarà il massimo, però qualcosa mi dà. Io voglio essere sempre al piano delle mie forze. Allora, sto già andando avanti, ma me lo dice io da quanti giorni sono vivo? Allora, se vado qui nel mio manuale, questi sono degli obiettivi che posso fare. Tipo, posso pescare dei pesci, allora mi dà questa ricompensa. Questi invece sono gli obiettivi forse che io ho già portato a termine, cioè nessuno, perché non ho ancora fatto niente di utile nella mia vita. Però io volevo sapere da quanto tempo sono vivo. Vabbè, ragazzi, allora non ho neanche sbloccato la mappa, perché l'ho iniziato da poco il gioco. Che posso fare se vado qua? Posso costruire qualcosa, però mi servono queste assi di legno. E le assi di legno io le costruisco sempre dallo zaino. Quindi vado qui, asse di legno. Buttiamo giù qualche altro albero, così posso costruirmi le assi di legno. E scopro che cosa succede se creo quella cosa, che sicuramente è qualcosa di utile, che mi servirà per progredire qua. Perché io inizio che non ho nulla. Adesso invece... ho già una cucina, una fucina, insomma ho tante cose che mi possono servire per sopravvivere più a lungo possibile. Comunque appunto l'obiettivo è quello di andare avanti a sopravvivere più che si può. E la cosa ecco un po' particolare è che si può iniziare una partita alla volta, quindi io ho questa partita che avevo già iniziato e non ne posso iniziare un'altra. Devo andare avanti con questa, poi quando morirò inizierò una nuova partita, ma perché dovrei voler morire? Allora, questa è una panchina dei distintivi. Che cos'è? E cosa serve? Forse era qualcosa che mi avrebbe fatto fare con delle missioni più avanti. Adesso, per esempio, devo dare la caccia ai tori e raccogliere la pelle. Quindi quello che avevo praticamente già iniziato a fare era proprio il mio obiettivo. Quindi io mi riprendo la mia spada e andiamo a cercare questi tori. Dove siete, tori? Eccone uno, l'ho preso. Forza! Dai, no, mi devo togliere! Aiuto! Ecco! Vabbè, comunque ragazzi, io finisco questa missione e poi basta, perché
dopo, se vi piace questo gioco, vado avanti con i gameplay. Devo uccidere l'ultimo toro. Andiamo a cercarli da quest'altra parte, ma spero di non incontrare il lupo, che secondo me quello è ancora troppo forte per me. Lo vorrei evitare questo scontro mortale, però se lui mi continua a inseguire sarò costretta a fargli assaggiare la mia lama. E poi non è neanche così forte, anzi ce la faccio. Ce la posso fare, però lui è più veloce dei tori, vedete? Si carica prima questa cosa qua. No, ragazzi, sono morta, no! Sei diventato il giocattolino da mordere di un lupo. No, solo 3 giornate ho superato. Cioè, sono morta! E io che ho detto no, vabbè, dopo finisco la partita. No, vabbè, ma e quindi adesso che succede? No, ma posso continuare? Ho ancora le mie cose. Però mi riparte da zero la mia serie. Però riparte con dei vantaggi, perché ho già queste cose costruite. Vediamo cosa dice Nuffy. Fa attenzione là fuori, noob. Ho visto qualcosa sgattaiolare intorno all'accampamento. Qualunque cosa sia, non emette alcun suono. Credo che ci osservi. Ok, comunque no, ragazzi, dai, non mi fa ripartire da zero. Dai, bene, anche perché sennò, scusate, tutta la fatica che avevo fatto. Adesso io vado a ricercare ma guardate, dalla mia tomba io posso recuperare alcune cose. Quindi perdo gli oggetti dell'inventario, però li posso recuperare dalla mia tomba. Ecco qua il toro. E il lupo, come abbiamo capito e come avevo immaginato, era un po' troppo forte per me. Ma forse sono io che sono stata un po' avventata, perché mi sono messa davanti a lui pensando: ma sì, tanto cosa volete che mi faccia? Invece no, non ho guardato che invece mi stava uccidendo. Allora, questi piccioni sono proprio impavidi, vengono verso di me sapendo che io sono armata. Ok, comunque adesso io devo costruire delle assi, abbastanza materiale. Comunque vabbè, vi ho fatto vedere un po' come funziona questo gioco. Abbiamo anche capito che cosa succede quando si muore. Posso costruirmi il chiosco dei succhi. Vedete, mi ha aggiunto un nuovo cartello, che se vado qua con le assi e con il tessuto io posso costruirmi le varie cose. Ecco, in queste postazioni che io creo vado avanti in pratica con il crafting, un po' tipo Minecraft. Dai, Minecraft lo conoscete tutti. Prendo il materiale e mi costruisco le cose. Vediamo se posso costruirmi un cappello più bello. No, manco per niente. Però se prendo un'altra pelle lo posso fare. Vabbè, in pratica progredisco e divento sempre più evoluto, e quindi anche il mio accampamento diventa sempre più ricco, con più cose da fare. È molto carino perché, vedete, lascia libertà di esplorazione e permette di andare in giro. Io normalmente... Ma ragazzi, dove si trova questo gioco? Questo gioco non potete scaricarlo da Apple Arcade o da Google Play, ma è un gioco di Netflix. Comunque ragazzi, ci sono anche un sacco di altri giochi, perciò se avete un abbonamento a Netflix io vi consiglio di dare un'occhiata, perché sono tutti inclusi, non hanno pubblicità, non hanno acquisti in app. Io già ne ho occhiato qualcuno che voglio sicuramente provare, come questo qui delle sfilate, in cui bisogna creare dei look a queste modelle, ma anche questo di Hello Kitty, o quest'altro che si chiama Gatti e Zuppa. Vabbè, insomma, avrete già capito che vi aspettano altri gameplay, ma andate soprattutto a guardarlo voi, perché sono sicura che moltissimi di voi hanno Netflix a casa e quindi avete anche questo abbonamento incluso, magari non lo sapevate. Comunque per oggi questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto e di avervi fatto scoprire qualcosa che non sapevate. Perciò buona giornata e ci vediamo al prossimo video!